La tappa che tutti i pretendenti al successo aspettano. Dopo salite e crono, una giornata più tranquilla prima del trittico alpino decisivo. Ormai la fatica ha intossicato le gambe e le menti dei corridori rimasti in gara. Occorre recuperare. Qualcuno cercherà di salvare la gamba, altri proveranno invece a scappar via. Ma una curiosità, quanta acqua avranno bevuto i corridori in una tappa? Entrando in Franciacorta, cominceranno i corridori la parte più semplice della tappa. I velocisti per fare la volata finale se la dovranno guadagnare, anche perché all'inizio è molto tortuosa. L'aspetto dell'alimentazione, come sempre, a fine giro è fondamentale, come è fondamentale anche l'idratazione. In queste tappe i corridori potrebbero anche bere 4 litri d'acqua. Una tappa veloce soprattutto nel circuito finale, che attraversa tutta l'area del Franciacorta per 20 km. Da un punto di vista tecnico, questa tappa si presta a più soluzioni. La prima parte, con salite, è tortuosa e quindi potrebbe favorire la nascita di fughe, anche a lunga gittata. La seconda parte, più pianeggiante, potrebbe invece favorire il recupero delle squadre dei velocisti, che se vorranno arrivare allo sprint, comunque se lo dovranno guadagnare. Ci siamo, mancano solo 4 tappe, di cui 3 alpine, e soltanto 10.000 metri di dislivello. Una sciocchezza!